Oltre ad essere treni sicuramente più comodi, più accessibili, più tecnologici, più scattanti, sono i più scattanti di Europa, quindi viaggiano come una metropolitana e questo permette di arrivare sempre ancora più puntuali, sono più sostenibili, riducono consumi energetici del 30% e sono riciclabili fino al 97%, perché la nostra azienda punta molto anche sul green e quindi sulla sostenibilità ambientale. Noi siamo oggi contenti perché anticipiamo di qualche mese la consegna dei primi nuovi treni Rock & Pop che fanno parte della commessa che vale 43 nuovi treni del contratto di servizio firmato a gennaio del 2018 qui in Liguria, un investimento di quasi 400 milioni che permetterà di rinnovare tutta la flotta per i pendolari di questa regione. Noi sappiamo che il treno in questa regione è un mezzo vitale, quindi stiamo giocando d'anticipo proprio per dare ai pendolari di questa regione nuovi treni comodi, sicuramente anche dotati di 50 telecamere, e questo permette da cima a fondo di avere una videosorveglianza, quindi rendere il viaggio ancora più sicuro rispetto a quello che è già oggi. Su che linea opererà? Cominciamo a farli correre sulla tratta Savona-Genova-Sestri-Levante e poi pian pianino ovviamente andranno su tutte le linee ligure. Qual è il cronoprogramma di consegna in Liguria ma anche nel resto d'Italia? Perché li avete sì, questa è un'operazione industriale che vale 6 miliardi, 600 nuovi treni. Abbiamo già cominciato a consegnare in Emilia, in Veneto l'altro ieri, oggi in Liguria, a fine mese in Sicilia, poi nelle Marche, poi Lombardia. Quindi è un'operazione industriale che riguarda tutte le regioni che hanno sottoscritto il contratto lungo che ci permette di fare investimenti così rilevanti. È una rivoluzione per il trasporto regionale di Trenitalia e quindi anche di questo paese, e questo permetterà veramente di dare un servizio di qualità ai pendolari, a quel milione e mezzo di pendolari che tutti i giorni utilizzano i nostri treni.